SIGEP 2023 continua, ci troviamo allo stand di Caffè Passa l'Acqua, una torrefazione napoletana che ha oltre 60 anni di vita e oggi siamo in compagnia di Francesco Lovasso, il direttore strategico dell'azienda. Francesco, bentornato. Buongiorno a tutti, benvenuti al SIGEP. Fabio, ti devo correggere, purtroppo siamo vecchietti, abbiamo 75 anni di storia. Io ho detto oltre 70 anni perché fa parte della storia del dopoguerra della città di Napoli e devo dire anche una bella storia, perché il Caffè Mexico, quello che è stato il vostro marchio pilota attraverso cui tutti i napoletani hanno conosciuto il Caffè Passa l'Acqua, si è andato a inserire nella storia di Napoli e dei napoletani. Esattamente, sì Fabio, nel 1952 la famiglia Passa l'Acqua creò, diciamo, il primo forse concept bar della storia, no? Con la catena Messico. Tutt'oggi esistono i bar Messico e sono dei bar iconici per la città di Napoli. Abbiamo cercato però di presentare al SIGEP, riscoprendo un po' la storia e prendendo tutto ciò che c'era di buono nei bar Messico, la storia e la tradizione che c'era nelle corde della famiglia Passa l'Acqua. Nasce oggi infatti il Passa l'Acqua Family Coffee from Naples since 1948, che ripropone e rivive tutto ciò, tutti gli elementi caratteristici dei bar Messico. All'interno del nuovo concept Passa l'Acqua Family vivono quegli elementi che hanno fatto la storia e il successo del bar e del caffè nella città di Napoli. Negli arredi viene rivissuta la città di Napoli, c'è un'attenzione particolare alla qualità e nel metodo di servire questa materia prima con cui lavoriamo e sulla quale tanto spendiamo del nostro impegno per deliziare i nostri clienti. Quindi abbiamo il Passa l'Acqua Family, ci sarà la proposta del servizio è particolarmente curata con un piastino particolare dove il cliente potrà scoprire la tipologia di caffè e tutte le caratteristiche organolettiche che vi sono e che vengono offerte. C'è la storia della famiglia e dell'azienda riproposta negli arredi e nelle immagini iconiche all'interno dei punti vendita, e poi una cosa molto carina è un'app innovativa che fa, utilizzando il concetto del caffè sospeso, che ormai è un po' inflazionato, non solo a Napoli ma anche in tutta Italia, si può dire, diceva De Crescenzo che un napoletano quando è particolarmente felice va al bar, al posto di pagare un caffè ne paga due, no? Uno per sé e uno per chi verrà. Questo elemento viene riscoperto, rivissuto e riproposto in un'app che abbiamo chiamato Apparam Nu Caffè. Apparam, per chi non è napoletano, significa mettiamo insieme, no? Facciamo quell'euro che serve poi per consumare un caffè. La cosa carina è che all'interno della nostra rete di bar il cliente potrà effettuare due azioni: o offrire un caffè proprio come si faceva con il caffè sospeso, o riscuotere un caffè. La cosa innovativa è che attraverso l'app chi ha offerto e chi ha ricevuto questo caffè potrà conoscersi, no? E iniziare a interagire all'interno dell'app scambiandosi i messaggi, fotografie, qualsiasi elemento per riscoprire un po' la società, no? Che gira attorno ad un bar. Quindi, come su un social network, se vogliamo. Sì. Esattamente, però i comuni social network noi pensiamo che abbiano un po' allontanato le persone vicine, ma avvicinato le persone lontane, ma distanziato le persone vicine. Quindi è un modello di social che tenta di riavvicinare le persone vicine, perché le persone che si possono conoscere gravitano attorno ad un bar che è geograficamente localizzato. Un'idea, okay. Riconosco assolutamente straordinaria, anche perché mettete finalmente i consumatori di caffè di tutta Italia di venire a conoscere il prodotto Passa l'Acqua.
Esattamente, esattamente, questo era il nostro intento, speriamo che i clienti apprezzano, gradiscano, ed è un elemento anche per catturare una fascia di consumatori che è, diciamo, sono tutta la fascia di consumatori sotto i 35 anni che magari preferiscono anche altri tipi di bevande al caffè. Facciamoli avvicinare anche in questo modo, con quest'app innovativa e carina, al mondo del caffè e al caffè di qualità. Ecco, ricordiamo come si chiama l'app, perché in napoletano Apparam Nu Caffè è un dire comune tutto sommato, ma per chi è di Trento, Torino o Canicattì magari risulta un po' difficile da ricercare sull'App Store. Allora Fabio, me l'hanno chiesto tutti, però diciamo apparare è un verbo abbastanza intraducibile. Significa racimolare, dai, quindi racimoliamo quest'euro e 20, diciamo, il costo del caffè per qualcun altro, per donarlo a qualcun altro, e questo è il messaggio. Okay. Riconosco che è davvero un'idea geniale, chapeau per questo Apparam Nu Caffè, l'app che andrà a far riconoscere il prodotto passa l'acqua per chi desidera pagare un caffè sospeso al prossimo. In che modo? Chieda all'altra parte, nel caso in cui desideri maggiori informazioni, può entrare in contatto con voi senza alcun impegno. Allora, sul nostro sito web esiste una pagina dedicata proprio ai Passa l'Acqua Family Concept Store, dove il cliente potrà avere tutte le informazioni sulla roadmap per aprire un Passa l'Acqua Family. Contiamo che i clienti apprezzino e che entrino in contatto con noi. Abbiamo dei team a disposizione che con la massima cura cercheranno di aiutare il cliente in questo percorso, e speriamo porti poi al successo delle attività. Sarà certamente un grande successo. E allora Francesco, e per me e per il cameraman che tanto pazientemente è stato qui ad attendere che noi fossimo pronti, io ti ho dovuto liberare da alcuni clienti che chiedevano informazione. Come si dice a Napoli? Apparam stu caffè. Apparam stu caffè, dai, andiamo a bercelo. Bene, veniteci a trovare al SIGEP.